È morto nella propria abitazione pochi minuti dopo aver disputato una partita di calcio amatoriale. La vittima, Ferdinando Gregorio, 56 anni, originario di Laurino ma da tempo residente a Torino, è deceduto mercoledì sera, pochi minuti dopo le 21, stroncato da un infarto cardiaco mentre faceva la doccia. I sanitari hanno tentato di rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare. L'uomo aveva partecipato alla partita amichevole disputata tra due squadre locali e la Gelbison in occasione dell'inaugurazione del nuovo impianto sportivo inaugurato in località Pali a Laurino. Poi, lamentando un lieve mal di testa, avrebbe fatto rientro a casa prima della fine della manifestazione. Non sembrava nulla di particolarmente grave. Vado via, non mi sento molto bene. Sono state queste le sue ultime parole, riferite ad un amico prima di andare a casa. Sembrava un mal di testa, invece il 56enne è morto dopo pochi minuti dalla partita di calcio nella sua abitazione. I sanitari del 118, arrivati sul posto in pochissimo tempo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Ferdinando Gregorio era molto conosciuto in paese, una persona per bene, raccontano in tanti. Si era trasferito a Torino da alcuni anni per questione di lavoro, ma durante il periodo estivo era solito trascorrere le ferie nel suo paese natio. Gregorio lascia la moglie e due figlie.